Ma questo è il problema, c'è una misconception, you know, anche fra gli albanesi di oggi, che loro pensano che noi, a Brescia, dell'Italia, vengono giù, ci vengono a trovare e poi loro pretendono di trovare un albanese di 500 anni fa, capisci? Ma non puoi trovare un albanese di 500 anni fa, perché quello non esiste più, neanche lui esista più. Esiste solo l'albanese che si è trasformato in un italiano, perché si è mescolato, non che si è mescolato con lui nel senso sangue qui e là, ma abbiamo fatto parte della cultura italiana, della storia italiana, di tutto quello che ha evoluto, specialmente del Sud Italia. Come ho detto prima, che quando arrivavamo noi qui nel Sud Italia, il Sud Italia non era neanche l'Italia che conosci tu oggi, non era questa Italia. Il nord era con principati tedeschi, monarchie tedesche, francese, tutta quella razza lì, capisci? Il Vaticano aveva tutta la Roma, tutto il Lazio. Il sud era governato dai spagnoli, che poi è diventato il regno delle due Sicilie, il regno di Napoli, eccetera. Noi siamo stati laggiù 400 anni, abbiamo partecipato in questo regno di Napoli e l'abbiamo più o meno costruito. No, non adesso gli italiani qui, ascolta, noi abbiamo partecipato in tutte le cose che voi ci pensi te, ci abbiamo partecipato. Da Napoli fino a Palermo abbiamo fatto tutto. Il brigantismo, le guerre, le minacce, la faida, tutto. Politica, tutto. Abbiamo spaccato il culo, abbiamo fatto tutto, capisci? Allora noi ormai facciamo parte della fabbrica, del contesto italiano del sud, quel contesto che la gente conosce come sud italiano, l'abbiamo più o meno costruito noi. O abbiamo fatto parte, o ci siamo fatti con gli italiani, ci siamo mescolati, non mescolati nel senso, ma abbiamo influenzato la nuova stereotipico del Sud Italia, quello che è. Il Nord Italia ha un'altra identità, è un'altra storia. E questo gli albanesi di oggi, quello che fanno, quello che sbagliano, che vengono giù e vogliono trovare questi albanesi che si vestono in costume e ballano, loro ballano solo di Pasqua e Natale e qualche feste. Se no, se tu vai giù nel sud, tu non sai chi è albanese, chi è Albrecht e chi è italiano, non lo sai, se non apri la bocca, tu non sai chi è. Perché se le vedi così, fisicamente, sembrano come i sud italiani, hanno la stessa faccia, come ho io. Allora, se tu mi vedi in Italia o mi vedi per la strada e se io parlo italiano, tu pensi che sono italiano. Se parli albanese, ah, questo è albanese. Perché così non puoi, non vedi. E a Brescia però io le vedo la differenza. Delle volte, sai, io vedo perché questo che ci lega a noi, gli albanesi di oggi, non è più la cultura, non è più la musica, non è più i nostri tratti, più che altro è un'altra cosa, è una mentalità, è il nostro modo di pensare, il nostro. Delle volte io quando incontro albanesi anche per strada, a Londra, qui in Svizzera, ma io le vedo chi sono albanesi, perché delle volte le sento, capisci? Sento il loro, come il loro modo di essere, perché siamo anche noi, siamo un po' così, ecco. Quello che volevo dire, per il resto, ma è normale, ma anche voi albanesi, che vi credete? Vi credete che siete uguali dei albanesi di Skanderbeg? No, no, non siete tanto. Beh, qualcuno sì, può, ma magari, ma non tutti. La maggior parte di voi, anche voi, vi siete trasformati in. È quello che non puoi fare niente. Se io vengo a casa tua e ti porto i vestiti, ti porto.
Lascia perdere quelle barzellette, man. Poi quello che eravamo 1.000 anni fa, o 10.000 anni fa, Pelagi e qui e là, che c'entra quello oggi? Oh? Oggi è oggi, ieri è ieri. Ieri è finita, è morta. È complicata la storia. Comunque questo volevo dire. Siamo italiani di etnia albanese, basta. E voi siete albanesi, e basta. Ma anche voi non siete quello che eravate. Non può essere, perché 500 anni di storia che avete fatto sotto i turchi, sotto le influenze che avete a collo, il comunismo, no, 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 cambia, sai, cambia. Anche gli albanesi che sono emigrati in America adesso, no, 500 anni fa. O in Germania, pensi che sono uguali come albanesi di Albania? No, hanno già un'altra mentalità, voglio dire i bambini che sono cresciuti là, nati là, sono un'altra mentalità. E quando vanno giù in Albania, gli albanesi dicono, oh, guarda il tedesco, guarda l'americano. E voi vi credete uguali, ma non siete uguali, perché ognuno va per i fatti suoi, ogni, capisce così? Beh, devi capire, non fantasie, bla 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 bim bla bam bla bam bam bum bam bam bim bla bam bam bim, sai, non vale la pena. Poi, no, parlo una, no, poi albanesi, per esempio, parlano di i grechi e i turchi hanno rubato la storia. Nessuno ti ha rubato niente, te lo dico io, nessuno ti ha rubato niente. Tu stesso hai contribuito alla storia turca, alla storia greca, tu ti hai dato turco, tu ti hai fatto turco, tu ti sei fatto greco, tu ti sei fatto italiano come noi a Wesh, abbiamo partecipato alla storia italiana, abbiamo fatto parte del risorgimento, anche che tanti a Wesh erano contro il risorgimento e si ammazzavano fra di loro. Tu hai partecipato alla storia egiziana, noi egiziani ti hanno chiamato, tu hai partecipato alla storia greca. E ti sei diventato greco, tu hai voluto, non loro. Tu hai lottato per i turchi. Nessuno ti ha rubato niente, te lo dico io. Devi imparare la storia, non la propaganda. Quello così la vedo io. Ok? Scendete e buona giornata. Caffè è buono.